Ci sono zanzare le cui femmine devono necessariamente mangiare il sangue per deporre le uova. Ci sono zanzare che invece sono un po' flessibili, nel senso che la loro prima ovata possono farla anche senza passo di sangue. Ci sono zanzare quindi che in determinate condizioni, se non trovano il sangue, possono comunque deporre delle uova che poi sono vitali e danno origine alle larve. Quindi Da quello che so quando... invece le Anopheles Sì. Invece sono abbastanza obbligate, cioè la femmina se vuole porre le uova deve mangiare il sangue. Ci sono più di 3.000 specie di zanzare descritte al mondo, quindi sono tantissime, e solamente poche, diciamo, trasmettono malattie. Però ci sono zanzare che non pungono proprio. Non ciuccia il sangue perché anche la femmina è brava come il maschio, mangiano solo nettare e fluidi zuccherini praticamente. E sono chiamate zanzare elefante perché sono molto grosse, possono raggiungere anche i 3-4 centimetri, mentre invece una zanzara normale di solito più di un centimetro non è. Però queste zanzare hanno un'altra particolarità, praticamente le larve di queste zanzare, ecco, vedete qua, qua state vedendo praticamente quella larva scura, marrone scura rossata, larva di zanzara elefante. Mentre le altre larve sono probabilmente larve di Aedes o Culex, che trasmettono malattie. E come vedete, la larva scura si sta praticamente divorando una delle larvette chiare. E praticamente le larve di queste zanzare elefante, si sviluppano negli stessi ambienti delle altre zanzare, logicamente, però mangiano le larve delle altre specie, praticamente, quindi sono dei predatori. E la cosa interessante è che quindi queste zanzare elefante sono state a volte usate come per il controllo biologico delle zanzare, ovvero vengono liberate negli stessi ambienti delle zanzare nocive e così le loro larve praticamente fanno piazza pulita delle larve delle altre specie.